E là, sempre più tardi. E questo giro, vista la posizione in cui sono partito, tenterò anche l'impossibile, che infatti non è riuscito minimamente, ovvero non dovrei nemmeno provarci a prendere il mano. Non riesco più a prendere gli oggetti, quindi. Sì, Magic Resistance è sicuramente un oggetto terribile con cui partire. Avrei dovuto puntare a qualcosa di più fattibile. Ho già due Predator, finisco per fare i Predator davvero alla fine. Vediamo la prima. Sta diventando sempre più probabile. Sono particolarmente convinto di voler prendere Ornn. Con Leona forse era meglio Nasus. Anche se probabilmente farò davvero i Predator, quindi. Allora sì. Questa di sicuro, dai. Non credo proprio di fare Major Ocean. Ok. Non è che questi oggetti mi piacciono. Mettiamo lui. Mettiamolo qui. Così. Non sarà il Kog'Maw meglio protetto della storia, ma è anche meglio di niente, suppongo. E 4, 5, 6, 7 gold. Non posso arrivare a 10, quindi tanto vale tenersi tutto così com'è. Ok. Interessante. Sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto semplice. Posso vendere, tanto non mi servono a niente. La realtà è che vorrei vendere quella Rek'Sai perché intanto vorrei togliere la Magic Resistance da qua. E poi alla fine è il champion meno buono dei Predator. Soprattutto per il team che vorrei fare. E mi sa che lo faccio. Così posso anche fare un bellissimo Hurricane qua. E starmene tranquillo con i miei 10 gold. Perfetto.
Perfetto. Ora non mi dispiacerebbe avere una Tormel, così posso vendere Urna e metterla su Skarner, che è sempre un ottimo oggetto per Skarner, anche se non era, se non è più buono come lo era una volta, è comunque simpatico. E c'è una sola arma. Chissà se potrò averla. Ma davvero? Ma seriamente? Potrei prendere anche una P volendo, non vedo perché no. Va bene. Forse non devo più dire niente, semplicemente. Boh, pigliamo la vita, dai. Un Warwick, un bel reroll, un altro Warwick e un Braum, perfetto. Braum in effetti è una delle cose migliori che posso mettere in questo momento. Peccato che sia così avanti Kog'Maw, non mi ispira troppa sicurezza in quella posizione. Sì, lo metto qui. Tanto poi Ornn me lo vendo e do questo oggetto a Kog'Maw. Però prima devo trovare un altro Warwick. Light. Altro woodland, warden senza niente, inferno e warden. Ok, alla fine sono davvero l'unico che ha fatto i predator. Ma sì, dai, facciamo il grande passo. Questo si può vendere, in verità. Questo pure. Questo anche. E pure lui. Perfetto, già risolto. Ok, non è stato difficile battere il primo alla fine. Non so perché io abbia preso una Kindred, ma una cosa inutile vale l'altra, suppongo. Ok, prendiamo questo Yorick e prendiamo questo Mund e anche questo Mund. So che non dovrei andare sotto i 30, però due Mund vanno presi considerando quello che ho. Con ogni probabilità dovrei fare i poison per avere una discreta progressione di questo team e anche prendere questo trash già che ci siamo. Che non è un champion utile al mio team, però considerando che ne ho dentro uno. Ah, questo è un buon oggetto per Skarner alla fine. Non è la Tormel, ma un altro oggetto ottimo. Oh, molto meglio quasi. Così. Perfetto. Sedici, me la rischio. Non me la rischio. Ci vorrò. Ok. Posto così, grazie. Me ne rischio una. Alla fine un team forte, non dovrei perdere. Ecco lì Yasuo con tanti oggetti. Così come indica l'attuale modo.
Perfetto. Purtroppo l'unica progressione decente del team Predator è quella di fare i due Ranger con Twitch, quindi non ho delle alternative valide al fare quella cosa. Ok, scherzavo, puoi anche non darmi nulla. Wow, Yorick a 2 stelle. Che pericolosa e brutta cosa. Eppure è riuscita a ultare prima di morire, maledetto. Fortuna il red buff è discretamente forte contro questo team. Mi sa che ho perso. Forse. Forse. No. No. Era praticamente morta. 174 è tipo pochissimo sopra. What? Ok. Facciamo così, dai. Cose di un certo livello. Questo trash è veramente imbarazzante, quasi quanto Braum. Questi due warden sono imbarazzanti. Che brutto perdere così la win streak. Questa è vinta, dai. E anche abbastanza tanto. 50 punti di già. Stiamo al 3-3. Come ero messo? Non avevo oggetti, a parte i due su Kog'Maw e quello su Skarner, mi sembra. Niente, il mana è off limits in questo momento storico delle TFT, non si può avere. Io mi piglio questo e mi faccio pure gli Ocean quasi quasi invece di tenere dentro Braum. Tanto non è che i Glacial mi servano più di tanto avendoli solo su Warwick e... Bah, siamo lì però, anche sta roba non è che serva molto. Però dovrebbe essere comunque meglio. Ok, mi avete convinto. What? Una vena a 3 stelle? E tutto il resto è una stella, non so se ce la fai in questo caso. Mi mancava neanche tanto a vincerlo. Se quel Warwick fosse riuscito a dare un attacco e a frizzare, magari. Ma davvero sto facendo questa cosa? Cioè, sono serio. Ma davvero sto sprecando tutti i miei soldi nei reroll per cercare cose che non sono nemmeno vagamente chiare? Questo lo prendo, però sì, in effetti mi servirebbero Twitch e Ashe, non ne ho visto uno. Solita storia, insomma.
Potrei anche aver vinto. Ok. Bene. Mi riprendo la mia prima posizione per quello che conta. Settimo Skarner. Chissà. Vendiamo mondo, solo se non trovo soldi, dai. Vediamo com'è cosa. Wait, what? Ma ho seriamente visto questa cosa? Beh, facciamo comunque così. Per quanto sia brutto. Boh, non so nemmeno se mi serve, ma che faccio? Lo devo lasciare fuori? No, lo metto. Minchia, no, così perdo troppa roba. Vabbè, me lo tengo qui e lo metto al prossimo turno. Che tra l'altro non c'entra niente col mio team. Mi sono semplicemente lasciato condizionare dall'averne visti tre assieme. Pare davvero che sia molto forte comunque Yasuo in questo momento, da quello che ho visto. Ah, Twitch. Vabbè, dai, rimuoviamo questo pattume e mettiamo questa roba qua. Ah, già. Il livello. Vabbè, ma tanto non mi sarebbe servito tenerne uno dei due. Va bene così. Mi servirebbe Ash più che altro. Sto coso è così per fare colore. No! Vabbè, tanto un berserker salta in avanti, dai. Ma comunque fa il suo lavoro, è un Kha'Zix a 2 stelle. Per quanto non c'entri niente in questo team, fa comunque i suoi bei danni in giro. Questa roba cos'è? Non capisco, è uno Zed, ecco cos'è. Mi ha pure tritato. Va bene, ma cioè, è già uscito uno? A sto stage? Ma che gli è successo? Sì, comunque come previsto questo team non funziona più di tanto in questo modo. Almeno trovare Ashe al posto di questo Skarner sarebbe una buona. Un buon proseguimento. Povero Kog'Maw. Avrà vita breve. Vai Kha'Zix, fammi vedere come. Che cazzo fai? Vabbè. Ok. Solo io ho sti Kha'Zix che giocano in questo modo comunque. So, vediamo questa, almeno sono 5 gold nel dubbio. Ma per questo turno me la gioco così. Poi probabilmente cambierò tutto. Questa potrebbe essere una cosa di cui pentirmi molto se la faccio.
Però posso sempre cambiare questo mondo con un singlet, quindi eventualmente posso anche venderlo e togliergli gli oggetti, non è un grosso problema in quel caso. Ovviamente ho messo Sivir per avere il bonus dei desert, già che ho dentro un Kha'Zix, magari così faccio qualche danno in più. Ed in effetti sembra proprio che io faccia qualche danno in più così. Però mi serve ancora di mettere Ashe almeno. Se non altro, almeno quello. Bene. Questo me lo devo conservare gelosamente per poter poi sostituire. Cioè, quando poi avrò Ashe, questi oggetti li metterò su Ashe, non su Kog'Maw. Ora, per qualche motivo, ho anche una Sivir a 2 stelle. L'ho trovata molto in fretta. E boh, dai, forse non è neanche una cattiva idea quella di tenere i desert. Bello lo stun in faccia, Yasuo, soffri. Ora soffro io, forse. No, c'era, c'era. Con quel cast moriva lui. E poi questa moriva pure. Ero molto vicino. Ora troverò un Ashe. No, dammi altri 12 Kha'Zix. Non darmi Ashe neanche morto, mi raccomando. Va bene. Vediamo. Ci vuole pazienza. Oggetti. Questo è un Frozen Heart che non mi ispira. Faccio il livello per mettere Ashe che non ho, perfetto, beh, lo faccio anche solo per cercarla Ashe, devo trovare i viola ora. Ok, infatti per quello ha funzionato. Ok. Posso anche vendere un Kog'Maw, qualora dovessi decidere che. Ah, persa molto molto male, ma proprio malissimo. Sto tizio ha una Lux, cos'è Steel? 2 Steel, 3 Shadow, 3 Summoner. Bei disastri ha combinato. Questo si vende. Bene. Cerchiamo di trovare Twitch e l'altro coso. E Ashe. Ok, ora come mi rapporto io con questa roba qui? Devo fare così. Probabilmente sì, 4 crystal, 60 danni. Se poi avessi Ashe sarebbe ancora meglio. Mi serve Ashe a 2 stelle. Con Ashe a 2 stelle l'avrei vinta questa. Dai, non mi fare impazzire sempre. No, non mi dà Ashe. E allora fammi impazzire sempre.
Mettiamo questo. Un altro cristal. Regge bene, avrei dovuto metterli, vabbè. What? Ma c'è stato un Ultimate Deluxe che non ho visto che ha shottato tutto. Non ho capito com'è scomparso tutto il suo team in un colpo solo. Ah, non mi ero reso conto della criticità della situazione. Io sto a 18 punti e siamo ancora in 7. Questa è la tragedia più o meno. Non c'è di nuovo un Ash, no? A me servirebbe tipo questo, tipo la Giant Slayer, ovviamente sperando di trovare Ash, se no posso anche lasciar perdere. Vendiamo questo, questo e anche quello che arriva e si rerolla tutto per trovare Ash o chissà, magari un Singed, ma ne dubito. Vabbè, un Singed magari lo trovo pure, di trovarne due che ne dubito. Niente. Ok. Ora si ragiona, forse. Qui ci mettiamo Twitch e questa bella protetta qui in mezzo. Vediamo se ci regala un po' di gioie. Ora cerchiamo comunque Skarner, Lux e Singed. Ma tu pensa, vuoi davvero farmi credere che vedrò la terza? No, non vedrò mai la terza, non ci prendiamo in giro. Questo è un brutto team. Fortuna queste robe resistono davvero molto bene ai danni. Quattro crystal hanno il loro perché. Cinque invece non mi servono, quindi questo lo lascerò qui. A meno che voglia metterlo qui. Del resto non è necessariamente peggio di uno Skarner. Ma sì, proviamo a tenere Taric, una bella ultimate, potrebbe fare delle belle cose. Sicuramente più utile dell'ultimate di Skarner. Dai, che non sono ancora fuori. Qui qualcuno dovrà uscire prima o poi, no? Siamo ancora in 5. Piglio questo Taric. Ora ho 2 Lux, 2 Taric e 7 Skarner. Quindi verosimilmente venderò Skarner e cercherò di completare almeno uno di sti due cosi. Tra l'altro ho ancora 2 Singed. Questo oggetto non so nemmeno se metterlo su Lux o su Singed. Perché non è che funzioni benissimo il Rabadon su champion che non hanno nessun oggetto. Skarner, ok. Oddio. Ho dovuto vendere malamente. Proviamo così, dai. Proviamo a non metterlo proprio sulla front line e a vedere se almeno così sfrutta un po' meglio gli altri oggetti, chi lo sa. Bene, questa è vinta. Ottimo.
arriviamo in top 4, devo soffrire ancora, oddio. Guarda questo che team c'ha. E non lo elimina, e non lo elimina, e siamo ancora in 5. Madonna. Siamo in 5, il più alto a 12 punti, ma che partita è mai questa? Ora farò un roll per trovare la mia Lux che invece incredibilmente non c'è. Ma com'è successo? Mettiamo sta roba a fare un po' più la frontline, anche se fa schifo. Così? No, così. Così. No, non lui. Meno male che c'ho i poison e magari non esplodo. Magari. Ottimo. Esplode lui invece, ottimo. Siamo in 3. E cosa sta succedendo in questa partita? Ah, questo ha fatto i light con Zed, che è sempre una simpaticheria. Ah, ok, siamo rimasti in 2. Io ho il simpatico tizio con Zed Light. Ok, è andata bene questa. Stavo iniziando a deprimermi, invece alla fine rischio addirittura di giocarmi il primo posto, e sottolineo giocarmi perché giocarmi è probabilmente perdere, perché sta roba è illegale. Questi tre oggetti assieme sono il male elementale. E forse se non mi muore subito Singed posso avere una piccola possibilità di counterarlo con i poison e il morello, ma se mi ammazzano Singed è finita. Quindi lo lascio là dietro, sperando che non venga focussato in fretta, ma non sta andando da Zed. Devi andare da Zed, Singed. Singed, devi andare da Zed, è finita. È così finita questa partita. Chi mi ammazza più tutti sti Zed? Perché non ce n'è nemmeno uno avvelenato? Singed non ha capito da che parte doveva andare. Vabbè, 30 punti, buttali via. Ok, è stata comunque una partita simpatica, un po' rosicato perché c'ho 3 champion a una stella con tutti i reroll che ho fatto, ma vabbè. Alla fine un Taric me lo sono venduto per comprare Skarner, perché non mi aspettavo di trovare Skarner, ma è comunque andata bene, dai. È tardissimo, è sempre più tardi. Tra un po' inizierò. Magari se farò tutto il giro dell'orologio, riprenderò a fare le partite a un'ora decente. Fino ad allora applauderò alle 4 passate. Quindi a domani, buonanotte, buona giornata per chi guarderà le partite ad un'ora decente. E ciao.